Il San Sebastiano di Benedetto da Maiano ed è importante perché conclude la fase rinascimentale della scultura e apre al Cinquecento, quindi un'opera che fa un po' da cerniera della fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento. Benedetto da Maiano riceve la committenza per le sculture di una cappella, la Cappella Correale, che gli viene commissionata da Marino Correale, viceré di Terranova. Marino Correale chiede a Benedetto da Maiano di lavorare a un'altra cappella a Terranova, nella chiesa di Santa Caterina. Terranova, nel terremoto terribile del 1783, viene quasi distrutto e le statue vengono danneggiate. Le statue vengono rintracciate e il San Sebastiano ha perso la parte inferiore delle gambe. Il restauro, vari restauri, ma soprattutto quello del 2000-2004 ad opera dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, ha riportato alla luce la vera scultura di Benedetto. Benedetto da Maiano è uno scultore fiorentino che opera nella seconda metà del Quattrocento e nella sua bottega accoglie il giovane Michelangelo, che da un lato accoglie l'eredità della cultura rinascimentale fiorentina, toscana, e dall'altro prepara quello che sarà invece il Cinquecento, la figura dello scultore Michelangelo, e quindi porta una sorta di cerniera di apertura per il nuovo secolo. Benedetto da Maiano lavora le sue figure, le sue sculture con una dolcezza quasi leonardesca, come è stato giustamente osservato dagli studiosi, e Michelangelo invece questa dolcezza la trasforma in energia, in capacità di esprimere il dolore e quindi apre poi a tutta la scultura successiva. Grazie.